Salve bellissimi, sono Grax, bentornati su Clash Royale. Abbiamo qualcosa nello shop, dimmi che mi ha messo l'emote dove avevo piazzato il cuoricino, il domatore come un pon. Vi chiedo subito 250 like a testa, la shoppiamo instant, iscrivetevi a campanella per rimanere aggiornati su tutto. Potrei anche metterla in paletta, probabilmente ce la metto. Codice Grax alla fine dello shop, Super Set Store se shoppate il pass, in descrizione il codice Grax, 10% di sconto. Oggi devo fare una marea di roba, dei potenziamenti, c'ho tantissimi jolly Elite, non li voglio sprecare. Infatti sto registrando prima del bilanciamento, ma faccio un potenziamento, probabilmente me ne pentirò. Utilizzo carte, 50.000 sui goblini, secondo me un investimento particolare, vengono nerfati, li testeremo poi con il bilanciamento. Mi porto praticamente avanti, lo possiamo migliorare gratis, ok, ho sprecato tutto, riandiamo nello shop, devo prendere la roba giornaliera perché giustamente mi ero fermato, avevo tutta la pila bloccata. Ma se sente troppo forte, non lo so ragazzi, boh. Vado, 1200, apro qui, forse perché non sono abituato a prendere l'offerta del negozio, quindi è un rumore tra virgolette nuovo. Bene, ho la roba giornaliera da prendere e voglio andare a fare un potenziamento perché oggi testeremo, farò qualcosa di folle, le torri in ladder a livello, credo, riusciamo a fare il livello 8? Cioè, sono de carta pesta, praticamente si sciolgono. Già non sono fortissime e per fortuna. Ah, perché chiedeva due carte? Scusate, non ho capito. Fermi, modifica, posso farlo pure a livello 9. Alla fine neanche troppo male. Le proviamo a livello 9. Vediamo quello che succede. Bisogna... Scusate, ma posso già rifa... Ah no, ok, si era probabilmente buggato perché mi dava migliora con 8.000. Va benissimo. Non utilizzerò questo deck, non utilizzerò i goblini, non vi preoccupate, andremo col 2.6, l'inizio season, è bello tattico. No, non devo shoppare nulla nel negozio stagionale, bisogna un attimo aspettare, gli eventi non ci sono. Potrei utilizzare le torri di pari livello nell'esordio del cannoniere, ma io voglio andare in ladder. Ok, adesso mi sono ricordato di prendere tutta quanta la roba della classifica, che è veramente tantissima. Devo iniziare a fare pure un po' dei pass opening. Mi sa che il Grax se mette sotto, intanto prendiamo le l'emote molto carina, poi dopo mettiamo pure il domatore copompon. 7500, certo, se riprendo tutta sta roba praticamente, è vero, possiamo pure maxarci jolly campione. Prendendo tutta sta roba devo già fare un'altra carta a livello 15. La Supercell ci dà tantissime risorse mensili e siamo molto contenti. Bello ragazzi, tutto live, aggiornamenti tattici. Tra l'altro vi parlerò di un bug che c'è stato, seguite il canale iscrivendovi. Ecco, devo prendere i 5.000, questi qua settimanali, 370.000, e posso andare anche nel pass a riscattare le risorse del precedente pass. Prendo al volo qualcosina, ma dopo voglio anche andare a giocare. Avrò la possibilità di portare a casa qualche buon risultato con delle torri di livello 9 in un'arena dove ci richiedono le torri di livello 13, mi sembra. Che non è neanche troppo male, perché poi c'è sta livello 14, livello 15. Ok, qualcosa aperto, Jolly Elite per noi, baule per noi. Poi dopo ci torniamo, non l'aprirò probabilmente tutto perché è veramente tantissimo. Magari ci rimandiamo al video domani con i bilanciamenti. Si parte a bomba, le ho impostate le torri. Mi sa di no, non facciamo il fail che ho fatto con Gigi infatti. Modifica, seleziona, usa, livello 9. Per la prima volta ho le torri desincate rispetto alla torre centrale livello 9 con livello centrale 13. Mi sento malissimo, lui c'ha pure le torri. Ok, la mia torre non pre... Ho preso hit? Sì, ho preso hit. Io ho fatto pure male. Però credo che... Mo, ci penso in maniera lucida. Che senso ha mettere le torri al 9 quando praticamente le torri di livello 13 credo facciano gli stessi danni più veloci? È per il meme, facciamoci una risata. Questo video serviva. Guardate il cannoniere quanto spara. Fa comunque male. Dopo andiamo a vedere bene le statistiche. Lui c'ha la strega notturna, questo è un problema gigante perché come faccio a buttarla giù con tutti i pipistrelli? Mi darà un problema. Allora, questo test devo mettere pure... Ho tolto il mago Zap, devo mettere pure il domatore Pompon, non so però cosa andarla a sostituire. Dire un log... No, raga, fermi tutti. Ragazzi, sapete che cosa si capisce da questo video?
Io cercherò di vincerci una partita, siamo sui gradini e quindi possiamo divertirci. Ma se avessero messo le torri del cannone forti, più forti delle principesse, avrebbero letteralmente rotto il game. Ma proprio spaccato in mille pezzi, sarebbe stato totalmente Bedouin. Al momento le torri dell'arciere sono forti, più forti del cannone, e quindi le persone non sentono il bisogno, la necessità di cambiare. Ma se fosse stato OP il cannoniere, tanto io gli ho sbagliato la difesa, ce ne andiamo sulla parte destra mentre gli scheletrini stanno facendo del dolore al pescatore. Ok, evocava per lui, io la vedo difficilissima, tolgo il pescatore. Evocava, andrò ad utilizzare probabilmente gli schelli sulla parte sinistra, perché se no il golem come lo butto giù, scusate. Un attimo che fa... bellissime le frecce. Cioè, triplo cannone praticamente. Eh sì, però si è macchiappi il pipistrello. Ragazzi, ringraziamo il cielo assolutamente che non hanno droppato una Tower Troop OP, anche se ho paura dell'imminente arrivo della torre, quella coi pugnali, perché già l'hanno inserita nei teaser. Anche perché, ok che è un baule ogni 7, però per arrivare al settimo baule ci vuole del tempo, e poi c'è solamente un quarto di possibilità di trovare la truppa che ci serve. L'arciere ce l'abbiamo maxato, in questo caso il cannoniere. Seguendo le probabilità possiamo trovare un cannoniere ogni 28 bauli. E ok, è epico, quindi se te ne dà una ventina ci fai tutto quanto il livello, ma per portarla a livello 14, il 15 non è un problema. Paradossalmente incredibile, il livello 15 lo fai, il livello 14 è un disastro. Ci vorrà un sacco di tempo, solamente con l'offerta si può shoppare. Lasciamo perdere, al momento non ci interessa. Voglio vedere la torre di livello 15, che poi in realtà bisognerebbe vederla a livello 13. Però a livello 11 fa 109, mentre la torre del cannone a livello 9 fa 349 DPS al secondo, 140. Comunque fa molto male, però è abbastanza lenta. Facciamo qualche altro test boni, perché voglio mettere l'emote del pompone. Eccola qua. Però cosa vado a sostituire? Tolgo il pollastro perché è leggendaria e non mi piace. Probabilmente ho fatto un sacrilegio, però così c'è tutta quanta la paletta non leggendaria. Sapete, io sono perfettino, c'ho problemi sul cervello. Ok, ho shoppato tutto. Voglio prendere qualche altra roba del pass. Proverò a fare altre due partite, ma oggi video per il meme. Se riesco a fare una vittoria, ragazzi, se riesco a fare una vittoria, preparatevi. Il panico più assoluto. Bonor baule, dai, non ce l'ha nessuna leggendaria. Oro per noi ce n'ho veramente tantissimo, però adesso possiamo utilizzarlo pure per potenziare le truppe delle torri. 1500 per noi. Forse domani altra carta elite, almeno spendo un po' di roba, mi porta avanti e non mentaso a 400.000, anche perché tanto un eventuale slash royale non credo sia previsto per il momento. Non penso che te mettano i livelli 16, spero assolutamente di no. Altre aperture, baulozzo, jolly per noi, tutti i jolly elite. Posso prendere pure questi qua, mi riprendo le gemme che ho speso per l'emote del domatore, prendo l'oro e al momento mi posso fermare, c'è un'altra marea di roba da aprire. Crociamo le dita. Praticamente contro cimitero ci lascio le penne, lockbait ci lascio le penne, streghe ci lascio le penne. L'unico deck che possiamo gestire forse è il deck del Pekka. Ah, i golem, come fai a buttarlo giù con tutti quanti? Allora, è vero che lo porto nel mid e subirà diverse hit. No, vabbè, dall'altra parte non metta, perché forse ho sbagliato il placement. Te prego, cannone. No, raga, no. Corri con log, corri con... No, raga. Cioè, mi si scioglie tutto. Ho tolto il principino. E i pipistrelli? Io immagino chi mi sta beccando e dice, questo è matto che... Come faccio a togliere tutti quei pipistrelli? No, mi sta praticamente massacrando, ragazzi. Mi sta letteralmente massacrando. Non so mai come fermare una roba del genere. Per togliere i pipistrelli mi ci vogliono 7 giorni. E di nuovo la strega ho beccato. Quindi mi va a counterare pure le torri. Chissà se hanno modificato. Ma perché ho fatto un video del genere? Chissà se hanno modificato lo script, gestendolo pure in base. No, vabbè, raga. No, non riesco, ragazzi. La torre di destra non itta la sinistra. Ok, probabilmente a livello 15 avrei fatto qualcosina in più, sicuramente, ma non so quanto in realtà. Scheletrino, cerchiamo di evocarli. Metto il golem del ghiaccio davanti. Vabbè, ho beccato un player che è folle. Non ho purtroppo l'elisir per salvare lo schello.
Ah, volevo lo schello gestito bene sotto torre. Riesco a fare la torre dell'avversario. Già questo mi sembra incredibile. Ma se lui mi pusha la torre centrale, come faccio? Cioè, non posso. Fortuna che non lo sa. In realtà è un problema uguale. È un problema uguale perché la guardatrice con la torre centrale, mi sa, non riesco a buttarla giù. Credo di no. No, non riesco a buttare giù la guardatrice. Cioè, vi dico solo questo. Cerco di fermare il push dell'avversario. Io non sapere, io non... È incredibile che la torre centrale riesca a colpire a destra, le laterali non riescono. Io non sapere, non so se lui ha le tre mosche, nel dubbio ci metto, carico, provo a spingere forte. Vi prego Skelly, solamente voi potete farmi vincere, solamente voi. Gli Skelly ragazzi, gli Skelly, solo gli Skelly, solo gli Skelly. Only the horses ci potranno salvare. Ho vinto grazie agli Skellis. Lasciate perdere le torri. L'avrei vinta pure senza torri. Vai, Skello! Sì! Mamma mia, match incredibile. Non si sa quello che è successo. Non aveva spell lui. Buona la prima. Sono riuscito a vincerci. Ok, video riuscito. Sono contento. Posso prendere già dei bellissimi... Ok, questo è il pass. Quello nuovo, aspettiamo. Prendo sia quello vecchio che poi magari i gettoni. Facciamo delle cose. Ho aperto pure doppia cassa in combo. Te prego, leggendario campione. Dammi sti Jolilith. Non trovo qualcosa dal baule magico da una vita. Tutta monnez. Ma che è sta roba? 450. Però le gemme sono buone. Vi ricordo che il pass rimane sempre la cosa migliore eventualmente da shoppare. Non vi prendete le torri al momento, salvo bilanciamenti futuri. Ok, posso prendere questa. Ammazza quanta roba, non si vede assolutamente la fine. Bene, baule della corona. Ancora non abbiamo beccato neanche la leggendaria dal baule della corona, che di solito te la droppava tipo una volta al mese. Tornando indietro, teniamo sotto controllo i Jolly Elite, perché ne ho già spacchettato un bel po'. 377, molto bene. Last match, mando. Lui livello 13, io torri di livello 9. Fa troppo ridere sta cosa. Se avessi avuto la Terry forse avrei potuto fare qualcosina. Metto il congelino a sinistra per ciclare. Contro la... Voglio vedere la cimitero. Cioè, già me counter, non credo sia cimitero. Anche se il bocciatore ultimamente lo mettono dappertutto e non l'hanno nerfato. Contro la cimitero che cosa può succedere? Tanchino davanti, cimitero, ti poppa quanti scheletri? 18 mi sembra. Ok, qui dovrei riuscire a fargli un po' più di danni. Quindi quello forse va giù abbastanza easy. Lui dovrebbe avere la tornado. Sì, ma non riesco a colpire con l'altra torre. Il problema è quello. Il bocciatore riesco, penso, a fermarlo. Col cannone gli facciamo discreti danni, ma... No, ma ci vuole comunque troppo, ragazzi. Ragazzi, ci vuole troppo. Devo togliere subito il barbaro, cercare di... Non credo di attivarmi la torre con la boccia del bomber. Ho già le torri a 1200. C'ho la torre a destra a 1200. Non ho preso un cavolo di danno. È praticamente massacrata, giustamente, perché è a livello 9. Domatore e moschettiere. Cannone per lui. Dovrebbe avere anche la tornado questo deck. Nel dubbio il moschettiere tira 1, tira 2, tira 2 hit e basta. Se riusciamo a vincere un altro match, entriamo ufficialmente nella storia. Lui si fa hittare il principino. Occhio perché si abilita. Ok, ho preso diverse hit, ma a noi comunque va bene. C'ha il bocciatore, il ragazzo ha il bocciatore e sicuramente lo metterà. Non l'ho capita questa, non l'ho solamente capita. Cerco di valorizzare il mio singolare scheletrino sulla parte di sinistra, tira il bariletto, ok. Però non dovrebbe essere una brutta situazione. Il barbaro al 13 comunque mi va giù. Arrivano sia il bocciatore che il cavaliere. Qua ci metto degli... Che è successo? Mi hanno tolto tutti gli scheletrini. Intanto colpisci. Non riesco, ragazzi, non riesco. Torre, ti prego. Non so come buttare giù lui. Oh, no. No, no. Cioè, regà, se mi guardano mi sciolgo. Cioè, non è una cosa. Non è perché sono timido, ma proprio perché non ce la fa. Non ce la fa. Basta che mi guardano un attimo. Boom, crollano le torri. L'altra a sinistra sta a 1200. Se mi metto un gigante elettrico, che gli dico? Eccolo, giustamente. C'è la fulmine. Prova a staccare il tutto. Tirerò un golem del ghiaccio. Prova a prendergli la torre. No, regà, non credo sia. Aveva pure la tornado. Con gli schelli. Oddio. Oddio. Fireball. Il barbaro non dovrebbe hittare. Mo come faccio a fare 3000 de danni, 3600 danni sulla parte di destra senza perdere praticamente la torre a sinistra? Credo sia impossibile. Lui di piazza il Jig Electric. Ci metto gli Skelly.
Si prende diversi danni, il gigante elettrico. Con le torri piene forse l'avrei gestita diversamente, ma basta una hit, lui ha praticamente la fulmine e quindi fine dei game scheletrini. Apprezzate lo sforzo, è arrivata la boccia. Allora, al 13, ripeto, qualcosetta in più avrei fatto qui, perché vai a togliere i tank più facilmente e ok. Però, comunque, la lentezza del colpo si sente, per farle entrare in meta devono modificarle. Speriamo che non le modifichino, perché se le vanno a modificare e diventano più forti della principessa, a quel punto credo che Clash Royale collasserà, perché ci saranno dei player con la torre maxata più forti, grazie semplicemente al pay to win, comprando le carte per arrivare al max. Punto e basta. Prendendo i bauli ci vuole tantissimo tempo. Piuttosto che fare un baule dedicato, avrei messo le truppe delle carte. Le truppe delle torri all'interno dei bauli classici. Ecco perché mi stavo tenendo il pass vecchio con la speranza di un eventuale aggiornamento. Ragazzuoli, questa è la situazione. Torri a livello 9 da rivedere. Vi chiedo livello 9 like. Iscrivetevi al campanello, è attualmente gratis. Codice Crax alla fine allo shop. Abbiamo sistemato l'account. Super Sessore in descrizione. Mi beccate pure su Twitch. Attenzione. Questa settimana ci sarà un torneo gratis per tutti, uno per i sub con il pass in palio, quindi se attivate la campanella ricevete le notifiche di tutto. Un bacio, ciao belli, ciao ciao.